scoprì un dialogo tra il cibo e il DNA. Quindi scoprì effettivamente che il cibo era in grado di modificare il nostro DNA. Il cibo, l'acqua, i pensieri, eccetera. Di fatto questo DNA non è qualcosa di immutabile, di fisso, ma è qualcosa di plastico che possiamo modulare, che possiamo modificare andando a ringiovanire o a invecchiare più rapidamente, andandoci a disinfiammare o a infiammarci, a disintossicarci o a intossicarci. Quindi vedere come il cibo è in continuo dialogo costante con il DNA e possiamo modificare completamente la nostra salute, il nostro grado di energia, le nostre problematiche attraverso le combinazioni molecolari dei vari cibi. A seconda di come abbiniamo a livello molecolare i cibi, possiamo ottenere effetti completamente diversi all'interno del nostro organismo. Possiamo addirittura modificare la secrezione degli ormoni, aumentarne alcuni e diminuirne altri, e viceversa. Sicuramente uno stile corretto di vita, un lavoro personalizzato fatto sulla propria persona a 360 gradi può sicuramente aiutare tantissimo le nostre difese a essere potenziate e a reagire a determinate problematiche che magari sembravano disarmate. Quando questi tre equilibri, equilibrio acido alcalino, equilibrio stress ossidativo, ossidanti antiossidanti, equilibrio molecole infiammatorie e molecole antinfiammatorie, viene meno, quindi a favore dell'infiammazione, dello stress ossidativo, dell'acidosi, l'organismo comincia a un processo di invecchiamento cellulare precoce, sia estetico, quindi visibile attraverso l'aumento delle rughe, attraverso l'invecchiamento della pelle, eccetera, eccetera, sia soprattutto a livello interno. Quindi per rimanere intanto giovani più a lungo, dobbiamo rimettere in equilibrio funzionale questi tre elementi chiave che si chiamano equilibri della vita, ovvero se vengono alterati non sarebbe compatibile la vita. Se si alterasse l'equilibrio acido-alcalino, il pH del sangue scendesse anche in qualche punto, moriremmo all'istante. Con l'alimentazione rimetto a posto l'intestino, andiamo a disinfiammare prima il tutto. Una volta che l'intestino è rimesso a posto, rimetto a posto il microbiota intestinale, cioè l'insieme dei batteri che popolano il mio intestino, automaticamente ho fortificato a dismisura il mio sistema immunitario e poi con delle analisi specifiche cerco di capire che cosa mi manca e in qualche maniera, se servono delle molecole da supplementare, le supplemento in modo da potenziare al massimo le mie difese immunitarie.